Registro. Ok, allora partiamo con rilassamento in piedi, quindi andiamo a inspirare, rilassiamo bene le spalle, incominciamo a respirare, spingiamo un pelino le braccia verso i piedi, quindi le mani verso il fondo. Spingo e resto in posizione, continuando la respirazione, se riusciamo, diaframmatica, possiamo tenere gli occhi chiusi per almeno un minuto e ci prepariamo al lavoro. Ok, adesso alziamo le mani e le braccia verso l'alto, spingiamo in alto le mani e rimaniamo in questa posizione per un minuto. I palmi delle mani si guardano. Continua la respirazione. Gonfio e sgonfio. Oggi faremo esercizi per flessibilità, elasticità, tutto il corpo, tutto il body. Ok. Respiro, butto giù le braccia. Inspiro, gonfio di nuovo. Spingo giù bene le mani. Okay. Vado in estrarotazione delle caviglie. Porto in posizione le braccia. Apro e chiudo. Cerchiamo di fare movimenti tranquilli, stiamo facendo mobilità, quindi con tranquillità. Divarichiamo un pochino i piedi tipo in sumo, pieghiamo leggermente, andiamo in rotazione del busto. Con tranquillità, qualche rotazione. Sempre l'inspiro. Espiro, ancora una, sollevo e vado in spinta in alto delle braccia. Parto con una rotazione delle spalle in avanti.
andiamo indietro, rotazione, gomiti avanti. Intrarotazione delle caviglie, porto le braccia in alto, divarico leggermente i piedi per dare stabilità e ruoto il busto. Fatevi spazio per la rotazione. Ok. Ancora una volta, scendiamo, mettiamo giù, divarichiamo le gambe, livello spalle e andiamo in spinta in avanti delle braccia. Sempre una buona respirazione, inspiro, butto fuori, contraggo gli addominali. Lavoriamo un pochino di più sulla parte alta. Andiamo in discesa laterale. Attenzione ai movimenti. Sentite bene anche il dorso, obliqui. Inspiro. Ok, scendiamo, mi fermo, scendo, mi fermo, scendo. Sciolgo qualche secondo, vado in extra rotazione, cercando sempre col piede che utilizziamo col sumo, e andiamo a scendere tranquillamente toccando la punta del piede, ok? Piego il ginocchio, la mano la porto dietro e una avanti. Stendo bene la gamba, ok, ancora una volta, poi avvicino un pelo, quindi intrarotazione, e scendo lateralmente, quindi prima verso una gamba senza piegare e poi verso l'altra. Sentite che lavorano i bicipiti femorali dietro. Inspiro. Butto fuori, bicipiti e schiena. Ancora una volta. Scendiamo, manteniamo l'apertura spalle e andiamo braccio in alto a scendere lateralmente. Butto fuori, inspiro. Gonfio. Sgonfio. Gonfio. Sgonfio. Bene il movimento, Flettere bene, dovete sentire proprio che i muscoli si stanno estendendo. Letto. Andiamo dall'altra, stessa cosa. Inspiro,
butto fuori. Scendo, adesso vado a divaricare bene le gambe, scendo lateralmente, appoggio le mani a terra, tiro bene la gamba destra in questo caso, appoggio piede terra, anche il piede destro è appoggiato a terra, sulla punta invece il piede sinistro, scendo bene col ginocchio, ok? Facciamo ruotare il tallone e quindi andiamo a distendere ulteriormente, sentite proprio che tirano gli adduttori, il bicipite, ruoto anche il busto verso la gamba distesa, ok, mi sposto dall'altra, scendo bene l'appoggio del piede sinistro, tiro, appoggio punta destra, ok, mi sposto, ruoto il piede, appoggio tallone, tiro, sentite che si allunga, si estende di più anche tutta la fascia interna della coscia. Ok, piano piano ritorno, inspiro, butto fuori, intravotazione, andiamo a sto punto a tirare la gamba destra, quindi estensione della gamba destra, piego la gamba sinistra, scendo, appoggio il tallone destro e tiro verso di me il piede. Allungo la gamba destra, quindi rimane in estensione. Piego sinistra, estensione in appoggio sul tallone. Inspiro, butto fuori, resto, sentite che tira anche il gluteo. Ok, vado su, sciolgo. Andiamo dall'altra parte, gamba destra avanti, piego gamba sinistra, scendo, tallone, piede destro, allungo la gamba destra. Resto, ok, piano, inspiro, torno, sciolgo, divarichiamo a livello spalle, ci prepariamo una discesa. In avanti, scendo e vado ad appoggiare le mani a terra. E resto, ok? Mi preparo a rientrare, inspiro, butto fuori, spalle indietro, intrarotazione delle caviglie, sciolgo, andiamo a sciogliere bene, posizione, gamba destra avanti, gamba dietro distesa, mani sui fianchi, spingo in avanti,
del polpaccio della gamba sinistra che tira. Proviamo a portare in alto le mani, distendiamo anche il dorso. Inspiro. Tutto bello allineato alla colonna vertebrale. Resto in appoggio, tallone, gamba sinistra. Ok, sciolgo, cambio. Piego gamba sinistra, posizione, distendo gamba destra, appoggio tallone, quindi sentite il polpaccio che tira, portiamo tutto in alto. Equilibrio, inspiro. Ok, piano piano sciolgo, sciogliamo anche il bacino, facciamo delle circonduzioni del bacino, avanti, indietro, cambiamo anche giro dall'altra parte. Muoviamo bene il bacino. Ok. Continuiamo. Bene, rotazione del bacino. Cambiamo ancora una volta giro dall'altra. Ok, ancora una volta, cambio. Bene, il bacino. Che non lo muoviamo mai. Ok, sciogliamo. Andiamo a prendere un pochino di fiato. Apriamo apertura. Sempre su, andiamo, andiamo fino su questa volta e scendiamo. Mezzo squat, prendo aria, butto fuori. Piego, mezzo squat, ancora una volta. Sciogliamo un po'. Divarichiamo le gambe, intrarotazione a livello spalla, leggermente piegate e andiamo sempre a lavorare sulla spinta delle braccia, ma incrociamo prima sotto, poi sopra, cercando di tenere equilibrio, di avere un'apertura regolare. Ok, spingo leggermente indietro. Ginocchia semipiegate. Andiamo a fare la stessa cosa, solo che cambiamo sopra e sotto. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due. Ok. Ginocchia sempre semipiegate, piedi leggermente aperti, uno, due, ok, scendiamo, facciamo qualche passetto,
Abbiamo di nuovo il tiraggio gamba. Okay, quindi ci mettiamo in posizione. Intanto distendiamo anche le spalle, un piede leggermente avanti. Bene anche il collo, Collo va indietro, spinge avanti, indietro, spinge avanti. Ok, bene le spalle. Lavoriamo un po' su queste braccia, che ne hanno bisogno. Ok. Ok. Andiamo dall'altra parte, appoggiamo bene. Facciamo apertura su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, ancora. 10 secondi. Ok, sciogliamo un pochino. Andiamo di nuovo in spinta davanti delle braccia, divarichiamo, apertura. Su, spalle. Spingo, resto piegata leggermente, spingo, due volte in avanti, due volte di fianco, due volte sopra. Vedo bene la flessibilità delle braccia. Rimaniamo in sumo. E due volte su. Su, in avanti, in avanti. Di lato, lavoriamo 50 secondi, ok, avanti, di lato e su. Ok, su. Adesso ci mettiamo in posizione leggermente semipiegata, schiena in avanti e vado su con le braccia, un po' come se avessimo i pesetti. Rimaniamo in posizione, distensione delle braccia, semipiegate, stanno lavorando anche i quadricipiti. Movimento delle articolazioni. Inspiro, butto fuori. Ultimo. Ok, vengo su piano. Bene, portiamoci in estrarotazione a livello spalla, i piedi sempre leggermente divaricati. Vado a inspirare. Faccio una rotazione. Su. Scendo. Su. Scendo. Su. Scendo, su, scendo, su e giù. Okay. Sempre stessa posizione, portiamo le braccia in alto e
Scendiamo in coordinazione da una parte e dall'altra, risalgo, riscendo, risalgo, scendo dalla stessa parte, di là, vuoto, ok, coordiniamo. Bene, scendiamo, portiamo le braccia in fuori, piego e vado. Piego, gomito, spingo, piego, spingo, piego. Ancora una volta. Sciolgo. Mi porto sempre in estrarotazione, leggermente più ampia rispetto alle spalle. E andiamo a fare una rotazione. Scendo. E ruoto da una parte. Scendo e ruoto dall'altra. Scendo e ruoto. Scendo e ruoto. Ok, ancora una volta. Schiena, sciogliamo, piedi un pochino più avvicinati, paralleli, andiamo a metterci in equilibrio, posizione, alziamo la gamba e la distendiamo, quindi vado indietro col piede, distendo la gamba e distendo il piede, ok, vado indietro, e distendo in avanti. Ok, cambio, andiamo in posizione, sempre distendo indietro e avanti, indietro e avanti, indietro e avanti. Bene anche il piede, si porta bene indietro e poi spinge bene in avanti. Ok? Togliamo, inspiriamo. Recuperiamo un pochino. Ci portiamo di nuovo con le braccia aperte. E andiamo di nuovo. Spingo indietro e vado avanti, spingo indietro e vado avanti, bene indietro e avanti. Bene l'articolazione del ginocchio, scendo. Riporto di nuovo e vado. Anche qui viene l'articolazione del ginocchio, piega e allunghiamo. Sciolgo, divarichiamo con leggera apertura tipo sumo dei piedi a livello spalle, facciamo una mezza rotazione del busto, piego, sporto il braccio destro di qua,
porto il braccio sinistro a incrociare davanti alla faccia. Dietro e dietro. Dietro. Allungo anche la gamba che va sulla punta del piede. Sulla punta del piede. Coordiniamo, facciamo un bel passaggio, rotazione del busto, un braccio da dietro, spingo con la punta del piede, ok, sciolgo, ricordiamo con i piedi uniti, braccia divaricate. E andiamo in rotazione del busto. Di nuovo bene la rotazione. Palme delle mani rivolti verso l'alto. Inspiro. Butto fuori. Ruotiamo bene il tronco. Ok, uniamo le braccia e allarghiamo i piedi, quindi extra rotazione, e andiamo in rotazione solo di un lato, di uno, torno, dall'altro, torno. Ruoto bene, allargo bene questo braccio, allargo bene l'altro, sento proprio che il tronco sta lavorando, eh? Vado indietro, i piedi sono paralleli e sono fermi. Ok. Ancora un giro. Ultimo. Ok. Abbiamo le braccia, adesso divarichiamo leggermente i piedi e scendiamo piano piano, quindi portiamo il mento sullo sterno e scendiamo bene giù, ok? Cerco di scendere fino ai piedi, quando arrivo giù piego le ginocchia, prendo fiato. Piano piano distendo le ginocchia, porto indietro le spalle e torno un'altra volta. Quindi inspiro, scendo fino a della distensione dei lombari, tocco terra, piego, inspiro, piano piano torno su, addominali contratti, vieni indietro con la schiena. L'aria intanto viene fuori, facciamo ancora una volta. Scendo, arrivo qua, sciolgo le ginocchia, quindi braccia e mani che sono a terra, sciolgo un po' le ginocchia, ok? Mani a terra, inspiro, distendo il ginocchio e estendo, ok, piego, inspiro, torno su, spalle indietro, divaricate, sempre a livello spalle, portiamo le braccia in alto e distendiamo, distendete bene verso l'alto, spingere. Bene, distendo, addominali contratti, glutei, inspiro, sciolgo,
sempre gambe divaricate, ci portiamo ginocchia piegate, spingo le braccia in alto e scendo. Bene in alto e mi alzo, spingo e mi alzo. Posso fare anche una retroversione del bacino come per lo squat. Retroversione, antiversione, retroversione, ancora una, ok, bene, andiamo, divaricate, portiamo le braccia in alto, andiamo a distendere dal lato destro, tirando bene il braccio sinistro, ok? Resto in distensione. Andiamo dall'altra. Braccio destro. Tiro il braccio destro, giro a sinistra e resto. Rotazione delle spalle, indietro, ok, dall'altra parte, andiamo in intrarotazione, scendiamo con le gambe piedi uniti, inspiro, mi porto finché sento tirare bene bene polpaccio, bicipite femorale dietro il ginocchio, inspiro, piego, con le ginocchia a terra, piano piano, appoggio a livello mani, ritorno, sempre punta dei piedi, appoggio ginocchia, le mani stanno tutte a pettino, inspiro, butto fuori, inspiro, la punta dei piedi lavora, addominali contratti, appoggio ginocchia, appoggio sedere sul tallone, distendo le braccia fino a che sento una leggera estensione della spalla. Mi metto in quadrupedia. Scendo di nuovo qualche secondo. Ancora in quadrupedia. Discesa.
Ancora una volta. Discesa. In quadrupedia, mobilizzazione della colonna, quindi bene giù la testa, andiamo su, un movimento rilassato, controllate anche il collo, distendiamo le gambe, scendo con le braccia a livello del seno, appoggio la fronte, inspiro bene, butto fuori piano mentre salgo, distendo tutto, piano butto fuori, inspiro e scendo. Facciamo ancora una volta. Inspiro, butto fuori piano mentre salgo. Inspiro, resto qualche secondo e scendo. Mi riporto in quadrupedia, andiamo a piegare la gamba destra, la porto a livello delle mani, distendo bene la gamba sinistra e scendo. Ritorno. Incrocio sempre la stessa gamba e scendo. Appoggio della fronte, inspiro. Distendo bene l'anca destra, gluteo. Contraggo addominali. Ok, ritorno in quadrupedia. Facciamo la stessa cosa della gamba sinistra. La porto a livello delle mani e scendo. Distendo bene la gamba destra. Ok, torno su, incrocio, appoggio bene sull'anca, rimango, inspiro, ritorno, quadrupedia, scendo, mi metto sul dorso piano piano, distendo, andiamo ad alzare la gamba destra. Tutte e due le mani tirano verso il petto, alzo, sollevo la gamba sinistra e
Vado a estendere la caviglia a piede su e giù. Ok, scendo, passo dall'altra parte, salgo con la gamba destra, su e giù piede. Porto tutte e due le gambe vicino al petto. Ok, distendo le gambe, le mani lungo il corpo. Resto qualche secondo. Riporto su le gambe, tutte e due. Ok, andiamo ad aprire verso sinistra, rotazione verso destra, le mani ci aiutano a non andare a toccare a terra, rotazione, ok, apertura, piano. Ruotiamo. Ok, facciamo ancora una volta. Ok. Bene. Appoggiamo. Ruotiamo verso sinistra, ci alziamo, ci mettiamo in ginocchio, spalle indietro, collo, andiamo mento sullo sterno, inspiro. Sollevo, vado verso destra lentamente, bene verso la spalla destra, sollevo il collo verso destra ancora, ruotando, resto in posizione, continuo a respirare. Mezza rotazione, rimango nel centro, sullo sterno, spingo verso il basso, spalle rilassate, inspiro, vado dall'altra, piano verso la spalla sinistra, sollevo il mento ancora verso sinistra, ruotando. Lavoro il muscolo lungo del collo e della testa. Inspiro, tutto fuori. Scendo, mezza rotazione a destra, mezza rotazione a sinistra. Ok, rilasso le spalle, inspiro, mi alzo con calma. Ok, fine ragazze, abbiamo terminato questo lavoro, vedete?
Tutto bene, tutto a posto. Mitiche fanciulle. Bebè.